Caballero, vengo a prendermi gli insulti. Abbiamo per Libero TV, siccome stiamo rompendo le scatole a voi, dobbiamo sentire la voce di qualcuno a cui rompiamo le scatole. C'è un taxi che lo perdo. Ma intanto non è ancora arrivato. Ti serve proprio a me. Sì. Sono così fuori da tutto io. Non fuori da tutto, perché stiamo facendo il calcolo, che non vale per chi ha fatto tanti anni parlamentari, sullo spread tra vitalizi presi e contributi versati. Ma io reputo che questa è una battaglia assurda. Perché uno che vuole fare una battaglia veramente sulle pensioni, la fa sulle pensioni dei manager, che sono quelle. Sì, ma certamente ci sono quelli che prendono 90.000 euro al mese, però noi l'abbiamo fatto per la storia, perché ci sono tanti parlamentari. Anche molti giornalisti. Sì, è vero, noi abbiamo fatto. Sì, abbiamo fatto quelle dei giornalisti, figuriamoci i giornalisti ex parlamentari. Scalfari ha preso 1 milione di euro di più dei contributi versati come ex parlamentare socialista, mica è poco, Bettiza 800.000 euro di più di quello versato. C'è questo spread. Bettiza scriveva su giornali vicini. Ma non importa, cioè, stiamo parlando di una cosa che riguarda tutti, non è che lo facciamo come per dire. Sapere. No, voglio sentire una difesa. È giusto quell'importo, è giusto che ci sia questa differenza tra i contributi versati e gli assegni che uno prende una vita. Io credo che. Perché gli altri italiani 5 anni che lavorano non pigliano una pensione. Sì, io trovo che questa. La condizione del paese è quella che è, questi problemi esplodono. Però credo che la Camera abbia. Ha cambiato qualcosina? No, l'ha fatto diventare. Una pensione contributiva con i coefficienti che sono 3 volte quelli dei lavoratori normali. Quindi diciamo è un vitalizio sempre ridotto, perché bastano 5 anni di contributi anche per quella pensione. Sì. No, non sarebbe meglio poterla accumulare? Un'altra età. Sì, scatta un'altra età. Prima non era così. Certo. Senta, questa abbiamo sempre detto. E lei però per prima quelli in televisione che c'è un gradualismo in tutte le cose. Sì, vabbè, lo è. Auguri. Grazie, ciao. Arrivederci. Auguri e complimenti. Grazie, arrivederci.